Sono... C'è scritto. Sto zitto. No, ho detto c'è scritto. Ah, c'è scritto. C'è Sono le scritto in... 8:38 del 25 agosto 2000. Guardate cosa mi sto mettendo, eh. Ciò se avete idea, ma quando siamo arrivati stamani mattina, alle 5:20, c'erano solamente 6 gradi. Che bellezza! Che bellezza per lui, guarda, io sto freddo, dopo vado giù e gli dico di fare fa riscaldamento qui perché io sennò stanotte muoio. No, ma Qui, che guardate riscaldamento! qui, vestiti invernali, Le scarpe? le scarpone da tennis che mi metto d'inverno a casa, guardatevi come mi tocca vestirmi e sto insomma così. E allora siamo arrivati all'Hotel Gazebo dopo un viaggio interminabile, abbiamo fatto da Pisa fino a Roma ieri a 50 minuti d'aereo, poi abbiamo aspettato 4 ore a Roma e a 5 a mezzanotte ci siamo imbarcati per il volo su Bangkok e Ora poi perché tu... l'ha sentito di da uno No, Bangkok, ma che Bangkok, Bangkok, si dice Bangkok. E abbiamo fatto un volo di quasi 11 ore, però fortunatamente non ce ne siamo nemmeno accorti, però Michele... che abbiamo preso, no, quello lì è stato molto molto veloce e ci siamo ritrovati a Bangkok il 24 pomeriggio alle 3:30 Oh, ma eccetera. sono Teneteo Lombo, Eccetera. No, no, è ma che... vero, è vero. E poi siamo ripartiti da Bangkok per un altro volo di 8 ore e 40 minuti fino a Sydney qui e qui siamo in pieno ancora inverno perché la primavera sta Che arrivando bellezza! e questo è l'hotel Gazebo, siamo all'hotel Gazebo, al decimo piano Ma è freddo, dai. e Aspetta perché non c'ho più. è freschino, sta tirando anche vento, poi qua su veramente freddo, la giornata è bellissima, Ecco la cosa più importante quella di qua. è la cosa più importante di qua. Ma è dopo l'albero. E questo è quello che si vede dalla nostra camera dell'albergo, c'è il terrazzino, ma Michele soffre di vertigini. E allora la prendo io la telecamera ora, facciamo un Aspetta, cambio. L'hai perché te fai spenta? questo, tiri. L'hai Guarda, spenta? bella sull'onda. No, è No, accesa. sta ancora. Bella sull'onda, Ce la faccio? Oh, l'ha accesa. Ecco la tower, non mi ricordo mai come si chiama, ve la fare lì. AMT Tower. Poi saliremo fino lassù, che si vede tutto. Il panorama di Sydney, ecco qua una panoramica di quello che si vede dal nostro albergo. Qua Michele, ti vedo al buio però un pochino, Cosa? ti vedo un po' al buio, Per forza c'ho la luce dietro. c'è la luce dietro, e si copre tutto perché fa freddo. Bellezza! E lui li garba tanto, però ha già detto si prende l'aspirina, Bixines, Sì, non si sa mai, fa Nernasa, poco, fa tutto quanto. poco. Questa è... La camera l'ha già ripresa. L'hai vista la fontana, quella Ah lì? sì, alla fontana Ela la mail. Se la trovo con... Ah sì, eccola là. Ora scendiamo. Eccola lì. E niente, poi ci risentiamo più tardi, questo... Era un primo assaggio della città. Ciao ciao. Che lavoro d'animale. Come? Che lavoro d'animale. Stavo dentro l'Australian Museum. Bello, ok. No, ha riperso tutto. Perché? Allora si leva. Quello lì è lo zio dell'emu, no? Delle bagioge lì, che c'ha. Sa Dio lesse, vedi lì come vengan bone. Sì, ma è grosso. Ma grosso sì. Quello lì invece. È cangurone. Ma guarda che fa impressione. Questo è estinto però. Mamma mia, ma la faccia, se Sì, riesci a è riprenderlo. proprio particolare. Sì, però lo vedi a saltà.
Ehi, ti piace? Siamo un po' distrutti. Good morning, Sydney. Good morning. Questo è il secondo giorno? No, questo è il primo giorno, perché non so cosa abbiamo registrato ieri, ma al museo siamo svenuti dal sonno, siamo venuti qua, siamo stati un pomeriggio a dormire da... Dall'una e mezzo fino alle sei. Fino alle sei. E poi che abbiamo fatto? Siamo usciti. Siamo usciti e abbiamo visto il quartiere di Darling House. E niente di particolare. Ridi, vabbè. E basta. E stamattina volevo vedere un po' quello che si può vedere. Sono le 8:20, io mi sono già fatto la barba. E io non vedo l'ora di fare la colazione inglese. È vero, adesso vado... Sì. No, inglese, americano. Vado a lavarmi, mi vesto e poi... Niente, mentre Michele... No, no, si diamine. Mentre Michele si prepara, io faccio conghio e poi andiamo alla scoperta di Sydney davvero questa volta. Stavolta svegli, che ci si apriscono la testa, è tutto. Vabbè, abbiamo dormito un'ora. No, ma che un'ora? Se no... Sì, oggi è proprio una bella giornata. Ok, a più tardi. Se no diventa pallosa questa telecamera. Di ciao. Parli? Di ciao. Sì, ma a chi parli? Ci vediamo dopo. Noi, quando la rivedremo. Va bene? Ciao. Ciao. Sulla risata di Michele. Dava la cispia. Vedete. Bye bye. Bye bye. Chiudila. Stop it down, I'm sure you'll use again. Citizens of New South Wales. And then he ran off. But they got him. And it's only now, 70 odd years later, they're trying to find the sword that actually opened the Harbour Bridge. We go along here, and on the left, you can see the Opera House and the city skyline. And if you crane your head all the way over to the left, you'll be able to see the opening of Sydney Harbour to the Pacific Ocean at Sydney Heads. If you have a look over to the right, you'll see a humped bridge just over to the right. That's the Gladesville Bridge. And if you have a look over to the left, you'll see another white humped structure with a cylindrical building alongside it. That is the Olympic Stadium, and the Olympic Stadium is 10 kilometres away from the city centre. It can be reached by way of rail or also by river cab. And just remember also, folks, that the tours of the Olympic site around with the Olympic Explorer end on the 27th of August, so you've only really got today and tomorrow to go out there and have a look at the Olympic site and go for a tour before they close it down until late November. So it's definitely worth hopping on a ferry at stop number one and going out there. On the right hand side is the Sydney Observatory. That is the highest natural point in Sydney. That's what an effect. We're going up to our next stop at the Maritime Museum, and it's a perfect access point for Darling Harbour. You can hop out here and have a look at all the features that Darling Harbour has got and join us back at the Chinese Garden stop a little further down. Well, you're only 10 minutes even from the Sydney Town Hall if you walk straight across the Pyrmont Bridge, which was one of Sydney's main arterial roads into the city from the western suburbs up until the mid-1980s, early 1980s. See, because it was a whole Docklands development, the Pyrmont Bridge, which is just on the left here, if you have a look in the middle, it's a swing span bridge. It opens up to let the ships through. And we never had any problems with the fact that it opened up, but it wouldn't close. And...
Ma è grossa. Ma ha fatto una testa quello lì dell'autobus. Sì, eh. Ehi. Oggi siamo qui. E poi vorremmo andare anche lassù, vero ste? È alta, eh? È la più alta del tutto l'emisfero, dice. Dice, poi. Stiamo per andare all'acquario, non li faccio, mi chiamo così. Mi garbano. Così come? Dai! Ascolta. Andiamo a vedere due cozze? Sì, andiamo a vedere le cozze. Guarda! Oh, facci piano quando ti posi, se no poi ti posi. Ah, la monorotaia. Poi ci andiamo, eh? Sì. Eccolo. Senti là. Dici a me? Dai, andiamo. Fare i biglietti per entrare dentro l'acquaio. Civil sense. Dentro l'acquaio. Bravo. Cittadino modello. C'era una rima però a livornese, non te la posso fare. E cos'è? Ah. E Tomà Budello. Scusa Lucia. Anche qui dall'Australia, dall'altra parte del mondo. Ora è lì. Per andare a pagare biglietti. Senti Lao. Dai, sta cominciando a diventare un po' monotono. Sì, la spingiamo. Non c'è da riprendere tempo. La spingiamo. Dai. Ja, wir haben là, col beccone. L'ha ucciso. No, ma è uno scherzo della natura. Non esiste nessun altro corso della terra. Ma sono piccolini poi. Sì. Ganjo, eh? Fa sbudellare.
Sì, no, perché fa pure la me. Ma poi Simone sembrava da carica, no? Che l'ha caricato un po'. È grossino, sì. Eh? Oh. Il croccodrillo. Il croccodrillo. Il croccodrillo. Ma ride. È vivo, è vivo. Simone, si vede la dimensione. Guarda, stai. No, ha sbadigliato. Guarda, è gigantesco. Mangia. Ma cosa ha mangiato? Ha una sorta di... Come fa a ridere? È enorme. Mo? Ci ho preso una sardina. Da lì. Che lavori, guarda. Vieni contro, guarda. No, gli occhi. Se invece abbia gli occhi trasparenti che si veda all'interno. Ganzo. Laggiù invece c'è il pesce silicone. Che so se verrà, Appoggia dal vetro. È bellissimo, una sensazione bellissima. Se si mette gli occhi. No, sono bellissime. Sembra di essere dentro un cartone animato. Fantasia 2000. Sì, è bellissimo. Riesci a vederlo? No, da lontano non fa la stessa impressione. È da vicino vicino. Guarda lì, come sta? Ma perché va via? Bellissimo. Yeah. Dimmi qualcosa. Sono sotto l'acqua, sotto il mare. Sotto il mare. Ma questa è l'acqua del porto? Com'è? Questa è l'acqua del porto? Sì, No, ma quelli lì che hanno una figura stranissima, li deve riprendere in tutte le maniere. Questi qua? Ma da qui dove rimane? Oh. Questa è una lavandina però, non mi ha rumore. Garba? Sì. Bella da morire. Wow. Bella che è, sta là.
Barriera corallina. Sì. Che bello! Oh. Che colori, quel blu e l'arancione. Violaceo. Mamma mia, che bello! No, ma la stella marina blu l'hai vista? Sì. Una stella marina blu, è incredibile. Stefano, magari quando ripiglia... Scusami. Bello, sono dei colori. Ha dei colori. Fare finto. Riesci a vederla? È enorme. Spettacolare. Mamma mia. Ah, una balena. Una balena. Ecco, guarda. Poi ci copre tutta la luce. È scomparso tutto, mamma mia. Bello, sono incredibili questi. Guarda i colori di questi qui. Guarda, questo non ha pagato il canone, in bianco e nero.
con lui. Perché ha paura di rovinare. Davvero? Di entrarci dentro, c'è anche gli squalidi. Ma che si dà il tempo alla testa? Cosa? Che si dà il tempo alla testa? Vedo tutto sfocato. Devi dire la sua palla. Lo vedi il pappagallo? No, non c'è più. C'è sempre. Ci sono delle persone lassù giù che si arrampicano sul ponte. Che bello! C'è una signora sulla prua. Sì, and the Opera House. Io continuo a sé. Che bello! Bello, vero? Parla di qualche cosa. Parla di qualcosa, coraggio. Come direbbe la Brachini, sono senza fiato. Eccolo che gli scappa la pipì. Da morire, guardando. Da stamani mattina. Fammi vedere se c'è un luogo. Un luogo cosa? Per cosa? Un lavoro a mia fa qui all'Opera House. Ma resta. Ti arresterà. Non lavora a mia... Scusa, ma te sei venuto fin qui per farla? Come? Sei venuto fin qui per farla? Sì, ma devo cercare un posto letto. Mo. È andato a farla sotto la tribuna. Ora via. Non poteva aspettare. Che vergogna. Eccolo. Vergogna. L'ha fatta. L'hai fatta?
È una vergogna e basta. Capito? Basta. È una vergogna. È una vergogna, ma se me la faceva addosso. Ma dai, ma sotto il palco dell'apertura delle Olimpiadi. Oh, voglio vedere di cosa sono fatte. L'Opera House. Eppure. Fatta a mattonellini. Bello, eh? Guarda la visita di Sydney col ponte. Vero, eh. Per me non ce la fanno, manca troppo poco tempo. Ci manca ancora due palline. È ganzo sto sole, eh. Esce ma non deve uscire. Che fai, cane? L'hai fatta. L'hai fatta, eh. Eh? È che? Dai, di qualcosa di interessante, sennò quest'anno viene scialba. Ma come? Viene scialba? Si è sempre parlato. Non sa di niente. Oh mai. Ecco perché era color ambra, perché c'è un mattoncino chiaro e uno scuro. Sì, a volte. È strano, può darsi che la sera illuminata faccia tutta un'altra impressione. Molto particolare, fatta a ventaglio. A ventaglio, con due L. Ventaglio. Da qui si vede anche il nostro albergo. Che? Questa capocchia qui. Questi sono i lattanti. I lattanti. Fort Davidson. Tarunga giù dovrebbe essere laggiù. Sì. Anche Rima. Che mi ricorderà lontano perché di Opera House vedeva piccolino. Sì? Sì. Yes, sir. Good morning, Sydney. This is the... No, cosa vuol dire? Buongiorno, Sydney. Questo è il terzo giorno. Sì, no, lo so cosa vuol dire, ma... Che ha preso la caramellina? Così, per passare il tempo. No. No, mi rinfresca perché sto morendo di sete. Mangiare il bacon la mattina con le uova no. È una cosa, guarda. Chissà come ho fatto ad adattarti. Buona dal mondo. Ma... Addio. Nasca tutto. È andato. È andato. Guarda. Siamo sulla torre di Sydney. Bella, eh. Vai, sì. Bella, eh. Anche bella alta. Questo è Sydney. Australia. Questi sono giardini botanici. Questo è Fort Davidson. La baia. Che non è una cagna. Aspetta perché. Oh. L'Opera House. Cosa c'è? Basta. Ah già. Stavo scherzando. Quello si vedeva ieri. L'hanno fatta la palla, no? Che palla? Quella delle Olimpiadi. Oh, si vede la gente sopra il ponte. Sopra il ponte?
No. No. Almeno da qui, poi magari sulla ripresa. Cioè, fammi aprire, mi fa parlare come uno stupido, andrò via. Guardalo un po'. No, oggi non c'è nessuno. No. Di qua c'è Wollomongo, che è questo affare lì. Elizabeth Bay, eccola lì. E più là c'è un altro albergo che di qui non lo vedo. Cinzia, questo è per te, questo bambino Vince è fermato un secondo. Eccolo lì. È una cosa tremenda. Vai, così te lo racconto. Ah, quello è il City Explorer. Che abbiamo preso ieri per fare tutto il giro della città. $30 io. Mi sono rimasti sul. A testa, mi sono rimasti sul groppone. Questa è una casa coloniale. Questo è sempre giardini botanici. E laggiù ci dovrebbe essere il Tarunga da qualche parte. Lo zoo. Ora non so dove sia. Deve essere circa qui. Eccolo lì. Te. Stefano. Stefano. Lo sa per chi lo riprendo? Okay. Guarda che bello. È la Cinzia. Cioè questa signora vorrebbe fare un po' di babysitting al figliolo. Ora ne parlo di te, vai. Ma guarda com'è bello. È bellissimo. Tutto Hyde Park. È il sud della città. Quella chiesa lì non mi ricordo mai come si chiama, però ci volevo andare. Vedere un po' com'era. San Giorgio. San James, mi sembra. San James della Dolorat. Non me lo ricordo. Quella lì vista da qua sembra Times Square. Quella con la Coca-Cola. Questa è William Street. Aspetta, l'ho persa. Bravi. Il museo australiano che ci siamo stato ieri, che l'aeroporto è proprio laggiù, guarda, si vede. Che mi ha deluso da morire. Sa cosa credevo di trovarci. Questo è il quartieraccio. È un quartieraccio a luci rosse. E l'oceano. Oceano che ho perso la cognizione, dovrebbe essere l'oceano indiano. No, se sei dalla parte di Sydney, no. Com'è l'oceano indiano? E che oceano è? L'oceano indiano è dalla parte di Perth. Non mi ricordo. Ha ragione anche te. Questo è l'aeroporto dove essere degli aerei, no, che arrivano a terra, è quello là. Ah sì. È giusto un aereo che parte, quindi dovrebbe essere circa qua. Sì, si vedono gli aerei.
Circo Togni. C'è circo? Quello laggiù. Ah, bellissima la monorotaia. Volevo prendere anche quella perché è bellissima. Fa tutto un percorso. Quelle sono le stazioni. West Sydney. Ovest di Sydney. Poi entra là dentro. Riesce di lì. Passa l'incrocio e va verso il porto. Lì c'è la bandiera che guardavamo ieri. Non c'è vento oggi. No. Qui che c'era l'acquario. Sì. Noi eravamo lì. Quello è l'acquario. Il museo marittimo. Comunque è grande, bimbo. Guarda laggiù dove vai. È gigantesca. Sì, come... come diciamo estensione sì. Cos'è un campo da rugby? Come pare da rugby? No. O cricket, sai, sono tutti molto inglesi qua. Ah, e questo è il market dove cercheremo qualcosa qui in Victoria Market. Cercheremo qualcosa. Lo sai ogni anno, no? Sì, ancora. Quanto c'è da comprare roba qui? Ascolta. E quest'anno c'è? No, ascolta, fermo lì. In modo tale che guarda, prima di andarci lo dico da adesso. Sì. Abbiamo fatto uno strappo incredibile. Perché? Come perché? Perché costa un fottio venire qua. Ah, in quel senso lì? Sì. No, e quindi, ci sono tutti quindi, i compleanni. Quindi chiunque vedrà poi questa ripresa, spero capirà. Io spero anch'io. Non lo so. No, ascolta. Ogni ripresa di ogni viaggio che facciamo c'è un momento in cui... un momento di panico. Ma dai! Ma figurati, ma guarda se mi devo star a rovinare le giornate. Tu te ne regalo al tuo fratello. Non ci penso nemmeno. Bisogna trovare qualcosa. Quanto a lui Garba corre insieme allo zio Claudio, lanciano il boomerang, loro si divertono da matti. Porta a livello lì il boomerang. Davide, come bello. Sì, così, attaccano un caso, così si fa male. Ma come? Perché me lo tira dietro e gli ritorna indietro. Fuori di Garba lui. Sì. È la prima Claudio. Cosa che se ritorna indietro gli ritorna. Dai, comunque ora andiamo ad annocchiare. La mia mamma, Andrea, il tuo fratello, la mizia Grazia, Are. Senti quanti compleanni? Sì, tutti i compleanni. E con la scusa che io il 4 di settembre sono qui in Australia, a me non me lo fa nessuno. Becco è sfortunato. Capito? No. Chi non te lo fa nessuno? C'è tutta la gente? Oddio, non è nemmeno da tutti fa il compleanno in Australia. E allora adesso ti lamenti? Niente, non mi lamento. Ok, vai, per ora finisco qua. Mi sembra di aver preso tutto. Sì, da quest'altra parte. Allora aspetta, la mancava. Vabbè, a parte sarà vista un po' prima. La bandiera che è sempre morta. Museo marittimo. C'è questo ponte qua. Che non so cosa sia, forse è quello che va. Ah, l'abbiamo preso per andare all'aeroporto forse. Sì. Quel ponte lì. Varie insenature. Qualche isola. Mamma mia che estensione, sì, è vero. Come una bella estensione, vai. Ah, che ore sono? È mezzogiorno? Come? È mezzogiorno? Sono mezzogiorno e mezzo. No, veramente lì c'è scritto mezzogiorno. No, l'una e mezzo.
Allora funziona male per l'orologio ripreso ora. No, ma l'ha ancora rimesso. Ah, già, è vero, perché stanotte c'è stata l'ora legale. No, c'è stata l'ora legale, quindi che... siamo 9 ore avanti. Che giorno è oggi, così può domenica. Essere utile saperlo. Domenica 27. Domenica 27 agosto. 2000. Cambia l'orario. Cambia l'orario in Australia. E da fino al primo marzo. Quindi la differenza quant'era e quanto diventa? Prima erano 8 ore avanti, adesso è 9 ore avanti rispetto all'Italia. No, scusa, era 7 ore avanti? No, era 8 ore avanti, adesso in Italia allora, sono... Allora, ascolta, adesso che c'è l'ora legale, che è partita... In Italia sono le 4:25 di notte. E qui sono l'1:25. E quindi sono l'1:25 di giorno. E poi si calcolerà. Oh. L'unica differenza è che abbiamo portato avanti di un'ora l'ora in... australiana. È vero. Oh, poi si... tutti i dati ci sono, poi si faranno a conto. Ah, questa è un'altra cosa particolare. Il taxi acquatico. Uno piglia il taxi. Sì, perché se stai in una di quelle isolette... No, non solo, anche perché insomma le volte conviene. Ah, questo affare qui è velocissimo. Naturalmente ora va più piano. Il gatto dell'acqua, cat on the water, come si chiama? Via. Per ora basta, eh. Va bene, si va a cercare il regalo. Ciao, se vamo a bere una sete e muoio. Con tutto quel bacon. Guardami un po'. Eh? Bella altina, eh? Bella altina, eh? La succina! È rimola! Sì! Oh, se no, è vero! Tutte e due! Ci si vede tutte e due! Sì. Ciao! Oddio! Si va al market? Sì. Perché c'è da trovare un regalo per Gabriele. Ancora, basta. Da che parte vai? Ha cantato un vino. Non c'è. Sì, c'è, c'è. Non mi sembrava che fosse da questa parte. No? No, assolutamente. Adesso va dall'altra parte. Ah, eccolo qua. Trovi? Questo è Market Street. Sì, di là. Fammi capire, uno si veste o si esce fuori? Sicuramente devi trovare una che si mette per l'altro. La monorotaia, poi si monta sulla monorotaia. Che fai? E riprendo. Ma l'ha ripresa 24 ore? È quello qui in Vittoria, guarda. Okay. Lou Reed. Ma c'è... chi è Lou Reed? Sarà te Lou Reed. C'è Lou Reed, hai visto? Dov'è? Lì. C'è Lou Reed. Allora! Ti prendi tutto il pezzo? Sì. Eccolo. Cerca di tenerlo fermo. Lo tengo sì. Non fa vomitare tutti. No. A me mi sembra che tu lo stai dondolando un po' troppo. Un pochino per porta camino. Camini? Sono lì. Ora si va lì e si cerca il regalo che abbiamo. Figurati.
Come mai fa questa ripresona? Eccolo. Verde. Sì, però deve fregarlo poi il risultato, eh. Guarda, non c'è la gente. Fermati un po', fermati un po', fermati un po', la prospettiva. Vai piano, la gente poi va via. Yuhu! Andiamo lassù in cima. Eh? Andiamo lassù in cima. Arrivo là. Il sole. Guarda, c'è le cose comuni. Le cose comuni, mia parte. Hai visto i prezzi? Sì, guarda, i Levis, li riprendo, mi ha fermato. Perché? 99, sì. E 95. Ti levano anche i piedi da dove te li devono levare? È vero. Andiamo. Dentro. Basta, siamo dentro al Queen Victoria Market. Le nostre borse sono sempre più piene. Guardate com'è bello quell'orologio. Si muove tutto. È quasi andata, eh? Oh, vai. Pronti? Ma si muove tutto, eh? Oddio, non l'ho visto! La barchina, no? La barchina, quella è Capitano Pulpo. Così fa le riprese da sopra. E guarda che fiori. Sono particolarissimo, eh? Come capelli. Vero, guarda, le orchidee, guarda che bello. Questi fiori là sopra. Hai visto quei fiori? Sono dei fiori bellissimi. Ma non erano finti? No, sono veri. Siamo ancora dentro il Victoria Market, sto riprendendo un negozio particolare e in questo negozio là dentro c'è Michele che sta comprando il regalo a Gabriele, chissà cosa sarà. Ah, e poi anche il regalo per Andrea, il compleanno, ho perso Michele, e lì dentro, eccolo. Ripresa Michele, tutto preoccupato per il regalo di Gabriele. Ok, è andata, alla prossima. Sottata. Particolare. Ma chi le compra queste robe? Chi? Questa costa anche una cinquantina di mila lire. Sì, ora venga un po' ricciarretto. Cos'è? È vero? Chi le compra questo apparecchio? Guardate che lavoro. Mi metto un golierino.
viene a Livorno, mi sì, metto ma ti ci la gobba quello lì. Un goglierino. Un vestitino semplice semplice. Quello è basso il Goliè. Quello è basso il Goliè. Questo è bello. Sì, delle ossa. E questo è bello. Perché? Andiamo di sopra. Attenzione, scale mobili. Ma ammazzo. Stefano, non ti girà così. Non importa, è tutto dal vivo. Ma poi è inguardabile, anche quando ti giri così, sei troppo veloce, vai. No, è tutto dal vivo. È tutto da? Dal vivo. Ho capito, ma fai vomitare la gente, te lo dico più. Io mi metto qui. Con tutti i boulevard sopra. Con tutti i boulevard sopra. Da che bello. No, non ci credo. Guarda quello Sharibò, Shubò, Shushò, Shusha. Come si chiama? Oh, Landò. Landò. È un tornocchio. No, guarda lì. No, che bello, è tutto di giada. No, di giada. È tutto di giada, eh. E lei è giada? Bello. Mi viene a mente una parola insieme a Giorgio. Come? No, ma ti no, rendi conto? È tutto di giada. Bellissimo. Ecco l'orologio. Guarda il particolare degli omini lì sotto. Bello. Guarda, dovete scattare ora la... Ecco. Bello. Guardate, si muovono tutti. Ma si muovono, sì. Quello si muove, lo crusta, vedi? Sì. E quando passa il... Tape end. Guarda, si muove sotto. No. Quando passa l'aborigeno si anima la scena. Ah sì? E finisce il coso via. Tape end, la mia portata. C'è la... Dai, 3, 2, 1. Di là Società. Succede nulla. È successo nulla. Oh, e di là invece c'è i trombettieri, sono usciti dalle torri. Capito? Figurati. Sono alle 4, eh? Thank you.
Hai visto? Tutto questo è un orologio, eh? È finito lo spettacolo. Però sono le 4:05 del 27 agosto 2000 a Sydney, Australia.